Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia antica del convento dei Cappuccini. Lo abbiamo ripetuto più volte, questo era anche non solo un luogo per le confessioni degli uomini, perché le donne venivano confessate da Padre Pio nella chiesa, ma anche un luogo di incontro negli ultimi tempi, dove qui era un luogo di passaggio di Padre Pio che attraversava questa sacrestia per andare in altri luoghi del convento. E qui tutti si radunavano per attendere questo momento dell'incontro con Padre Pio. Oggi qui vogliamo raccontarvi la testimonianza di Corrado. Corrado ci ha voluto scrivere del papà. Corrado è un medico e ci ha raccontato qualcosa di straordinario che è accaduto proprio a suo papà. Vedete la mail in sovrimpressione per raccontare tutte le vostre testimonianze. Ecco, un'ulteriore testimonianza è delle virtù straordinarie che nostro Signore volle concedere a San Pio da Pietrelcina, ci scrive Corrado, presenta subito il suo rammarico non averlo fatto prima, ma ogni momento è quello giusto. Grazie Corrado per la tua testimonianza. E racconta: mio padre era affetto da un sarcoma devastante che aveva richiesto senza una soluzione l'amputazione dei tre quarti dell'arto inferiore sinistro. La camera da letto dei miei genitori aveva sempre di notte la persiana sollevata a metà, perché mia madre amava la luce e guardare dalla finestra il mare in tutto il suo splendore. Lui ci scrive da Mercato San Severino. Un mattino, che avrebbe cambiato la vita di tutti noi, proprio alle prime luci dell'alba, mio padre si mise seduto per quel che poteva sul letto, fece il segno della croce e disse sottovoce il Credo, il Sanctus, e poi si segnò per la benedizione dell'Ite Missa Est. Allora a questo punto mia madre, scrive Corrado, si svegliò di soprassalto, impaurita da quanto stava accadendo, lo chiamò più volte, sperando di farlo ritornare in sella, gli raccolse subito la mano e vide che nella mano c'erano poche gocce di lacrime che scesero lungo il suo viso, e la paura che la terribile malattia fosse a questo punto la ragione di una subentrante perdita della ragione. Il sarcoma aveva aperto intanto una impietosa voragine necrotica e fetida sul moncone residuo. Mamma, scrive Corrado, gli strinse forte la mano e disse ancora «Angelo, Angelo!». Fu allora che Angelo rispose, senza distogliere lo sguardo da un punto preciso nella stanza, disse c'è un monaco qui che dice la messa». Mio padre, scrive Corrado, era un buon osservatore e a sera, prima di addormentarsi, pregava il rosario con mia madre e con noi che lasciavamo la porta aperta della stanza da letto. Conosceva Padre Pio, ma per sentito dire non era mai stato a San Giovanni Rotondo. La sua fede era semplice, il suo lavoro e i 9 figli che aveva generato davano poco spazio e molto impegno. Da quel mattino, però, si realizzò un rapporto diretto tra i due. Padre Pio, scrive Corrado, celebrò molte volte la Santa Messa nella sua stanza, l'Angelus, e poi a noi, incuriositi che gli chiedevamo proprio la descrizione della fisionomia del frate, lui lo riconobbe subito in una fotografia che gli mostrammo. Lo vedeva mentre si recava nel confessionale, nella sacrestia dopo la messa, nelle scale che lo portavano alla cella, e mentre noi sentivamo quel terribile odore della cancrena, la presenza della morte, lui respirava in più occasioni un odore di rose che gli alleviava le sofferenze. Angelo si spense nel 1966, ripetendo dalla sera alle prime luci del mattino «Madonna mia bella».